Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nostro nuovo video. Oggi portiamo un opening random di qualche busta di Battle Pack 2 che è un'edizione che a me piace tantissimo perché è piena di roba GOAT sparsa e qualche carta tipo che ne so, la Calice Pulpito o alla Duality che può sempre ritornare utile. Quindi facciamo un opening veloce, levo queste cose del card game e poi partiamo subito con lo boosting. Allora, sono 7 bustine. Sono 3 di Ra, 3 di Obelisk e una di Slifer. Slifer la lasciamo per ultimo. Vediamo se troviamo qualcosa. Magari troviamo il Dracolato di Ra. Non penso proprio, però. Assaltatore magico. Buono, si speciala facile. Mahavailo. Cacciatore del caos. Potenziamento dell'ego. Mezzo contrasto. Un calice proibito non mi dispiacerebbe. No, Gardana, buono. Tigre del fuoco. Shiryu, Mech. Commerciante di carte. Mura specchio, ok, non male. Vediamo. Ah, ok, distruttore fotonico carino. Drago Tempesta, Cupo di Gia Insaziabile, non male. Santuario del Demone e Terremoto. Abbiamo già finito praticamente. Sì, col fatto che sono pack da 5 carte, vengono dei video leggerissimamente brevi. Ok. Allora, Fune della Vita, Guardia della Carta. Tracroide, no, Aie di ferro, oh mio Dio, vediamo niente. Sono incastrate. Oh, serpente sinistro, non male, non male, ottimo. Forse attacco come in Delete, Parshat. Cioè, bramidica bestia, attacco impenetrabile. Ok, no, bella bustina questa. Serpente sinistro che ci piace. Entro domani però, Bestia fantasma, meccanica, stratocielo, drago fantasma, macchina del tempo, colpo Big Bang. Andiamo all'ultimo pack, sto diventando cieco, guardando nella telecamera mi sto veramente incoglionendo. Fune della vita un'altra volta, bus tour del mondo sotterraneo non è male, Jurak titano. Tracroid e Ruggito orgoglioso. Va bene, non è stato una grande perdita perché abbiamo trovato roba che ci serviva tipo Parshat, lui. Poi Santuario è carino, Cupidigia mi piace, Distruttore ok, Mura specchio, Gannon è sempre utile, Cacciatore del caos è buono. Mahavailo, sto pensando a farci un deck GOAT, quindi ok. Saltatore è buono perché si speciala facilmente. Boost Tour può sempre rivelarsi utile. Alla fine, dai, ho trovato delle carte che mi interessavano abbastanza, quindi sono soddisfatto. Ok. E niente, ragazzi, per oggi è tutto. Un video proprio rapido e veloce di unboxing, tanto per portare un opening così. E ci vediamo nel prossimo video.